La Guardia di Finanza di Pistoia, su disposizione della Procura regionale della Corte dei Conti di Firenze, ha sequestrato 3 immobili e somme di denaro riconducibili al legale rappresentante e presidente della polisportiva Legno Rosso e dell'associazione sportiva C Capostrada Belvedere per un danno erariale di oltre 700.000 euro provocato dalla gestione irregolare di un complesso di impianti sportivi comunali in località Capostrada a Pistoia. Gli immobili sottoposti a sequestro conservativo sono situati a Pistoia, mentre 60.000 euro sono stati rinvenuti in vari conti correnti intestati all'amministratore e alle due associazioni che hanno avuto in gestione ed in uso un impianto sportivo di proprietà del comune di Pistoia costituito da campi di calcio, pista di pattinaggio e palestra. L'attività della Polizia Erariale e della Compagnia della Guardia di Finanza di Pistoia costituisce la naturale prosecuzione delle indagini penali condotte dall'Arma dei Carabinieri in collaborazione con la stessa Guardia di Finanza ed ha messo in luce il danno economico cagionato al Comune per via della contabilizzazione di costi gonfiati per i lavori di realizzazione di un campo di calcio che inducevano il Comune di Pistoia a erogare un contributo pubblico aggiuntivo di 125.000 euro alla polisportiva Legno Rosso, ma anche per il mancato introito per l'ente locale di circa 581.000 euro per lo sfruttamento dei propri impianti da parte dell'associazione sportiva Capostrada. I finanzieri nella ricostruzione della vicenda gestionale dell'impianto sportivo a partire dall'anno 2000 si sono avvalsi anche delle risultanze di un'indagine interna avviata dall'attuale amministrazione comunale in quanto ente pubblico danneggiato.